La SIS sta enormemente investendo nella promozione della numeracy, ossia nella cultura statistica. Perché a suo parere ciò è così importante e quali sono le direzioni in cui sta andando questo processo e i risultati attesi? È importante perché così come si impara a leggere, scrivere e a far di conto, si diceva, è importante aggiungere a queste due competenze, due classi di competenze, anche una terza classe di competenze, che è quella di essere sensibili ai dati, saperli trovare, leggere, commentare e interpretare anche alla luce del processo con cui sono stati prodotti e usando i metodi opportuni. Quindi si tratta di formare fin da subito, intendo dire fin dalle scuole elementari, insistere alle scuole medie e poi dopo anche all'università, fino a allargare possibilmente all'intera cittadinanza. Si tratta appunto di costruire questa terza gamba della nostra formazione in maniera tale che i cittadini riescano a leggere il giornale laddove ci sono cifre, sappiano interpretare, mettere in contesto e valutare criticamente anche i metodi con cui le cifre sono ottenute e i modelli che sono applicati per ottenere poi risultati, insomma riuscire a apprezzare livelli e variabilità.